Ciao ciao e bentrovati nel canale Casa della Fantasia. Eccomi qua insieme a voi per proporvi una realizzazione di queste bellissime scatolette che possono essere diverse misure, come potete vedere questo, o questa scatoletta, che non sono altro che i nostri rotoli, in questo caso il rotolo dello Scottex. E questo è il rotolo della nostra carta VC. Allora, per la realizzazione di queste bellissime scatolette abbiamo bisogno, come dicevo, del cartoncino, nel mio caso il rotolo finito della carta VC, che io andrò dopo a schiacciare in questo modo. Dopodiché avrò bisogno del mio nastro biadesivo, di un CD e del pezzetto di carta da regalo che mi può coprire il mio rotolo. In alternativa del biadesivo posso usare la colla vinilica. Allora, non faccio altro che schiacciare il mio tubetto, schiaccio il mio cilindro in questo modo. Come ho fatto anche con questo, andrò ad applicare il nastro biadesivo in tre parti, sia sopra sia sotto e in mezzo. Quindi, ovviamente, se non avete il biadesivo, potete utilizzare la colla vinilica. Bisogna che la colla vinilica sia ben asciutta prima di iniziare a fare i prossimi lavori. In questo modo coprirò la superficie del mio rotolo. Ovviamente vado proprio sul bordo della mia carta, così tendo bene il nastro in modo che aderisca molto bene al mio rotolo di carta. Eccoci qua. Faccio una leggera pressione che si attacchi molto bene. Adesso devo solo staccare la parte bianca del mio biadesivo. Fate attenzione perché la parte che avete già staccato si incolla, quindi magari prima di staccare del tutto il pezzettino, vi assicurate che riuscite a staccare anche gli altri e dopo andate solo a tirare del tutto il nastro. Eccoci qua. Adesso sono sicura che posso tirare tutti. Ecco qua. Adesso non faccio altro che posizionarmi il mio rotolo sulla mia carta da regalo. Quindi andrò a posizionare sul margine della mia carta regalo in questo modo. Aderisco su tutta la parte. Rotolo da quest'altra parte e prima di chiudere vado a piegare un po' il margine che mi resta, giusto per dare un bordo molto più bello. Prima di tutto andrò a chiudere con altri due pezzettini del biadesivo.
così la mia parte qua attaccherà molto bene al mio ultimo pezzo finale qua. Adesso posso continuare a piegare la mia carta regalo in questo modo. Come potete osservare, aderisce molto bene. Adesso potrò anche tagliare l'eccesso di carta. Ecco qua. Una volta finito, se avete usato la colla vinilica, mi raccomando, una volta che avete incollato la carta lo dovete lasciare asciugare. Una volta che si è asciugato, andiamo con il nostro CD. Andiamo con il nostro CD a posizionare il CD praticamente alla fine del mio rotolo, quindi una margine del CD deve essere a fine del rotolo, e vado a fare un semicerchio in questo modo. La stessa cosa faccio anche dall'altra parte, appoggio il CD quasi fino alla fine del mio rotolo. Ecco qua. Disegno sempre il mio semicerchio. Come potete vedere, ho lasciato un piccolo margine del carta regalo, quindi mi sposto un po' più giù con il CD e faccio il mio semicerchio. Vado a tagliare l'eccesso sul segno che abbiamo fatto prima. Ripeto anche dall'altra parte. Come potete vedere, i nostri margini sono molto belli, restano molto puliti. Andrò a piegare un po' dall'altra parte così il mio rotolo e non faccio altro che schiacciare leggermente indietro, dentro nel mio rotolo, la parte che è del semicerchio. Quindi in questo modo, come potete osservare vicino agli angoli, devo insistere un po' di più. In questo modo prende questa forma qua. Vado un po' a accentuare la mia linea qua. Faccio la stessa cosa anche da quest'altra parte. Inizio magari così dai bordi e abbiamo ottenuto la prima chiusura della nostra scatoletta. La stessa cosa faccio di qua, guardo che prima questa parte è da parte di qua che dovrebbe chiudersi in questa parte. Come potete osservare, questa parte sarà l'ultima che va a chiudere il mio pacco. Quindi inizio prima con questa parte, sempre pian piano, dagli angoli, do questa forma e adesso andrò a chiudere, come dicevo, la parte che è sopra la mia scatoletta, questa qua. Quindi faccio leggermente una pressione sempre dagli angoli . Accento molto meglio la mia linea che si è formata ed ecco qua la nostra scatoletta pronta per essere decorata.
magari utilizzate un fiocchetto, e qua il nostro pacco regalo pronto per essere consegnato. Se il video vi è piaciuto, vi invito a condividerlo su Facebook e noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao ciao!